Ci troviamo al campus di Fano, alle mie spalle il liceo classico Guido Nolfi, dove questa mattina si stanno svolgendo i tanto attesi esami orali. Abbiamo raccolto le emozioni dei ragazzi, la loro sensazione di libertà dopo questa prova e anche le tensioni prima di iniziare. Andiamo a vedere le interviste. Esami finalmente finiti, come ti senti? Molto bene, molto libera e vuota finalmente, e bello. E com'è andato questo orale? Molto bene, è difficile con il fatto del documento, perché se non sai il documento che ti capita, cioè se non lo sai è fatta, però se lo sai e riesci a collegare tutto è una cavolata. Cosa ti è capitato? Mi è capitato un quadro del realismo, lo spaccapietre, e da lì poi ci ho collegato tutte le materie, italiano, scienze umane, filosofia. E la commissione come ti è sembrata? La commissione è molto brava, tanto sono tutti interni, ti mettono a proprio agio. Quanto è durato più o meno? Un'ora scarsa, però siamo lì. E adesso cosa farai? Adesso vado a mangiare, a fare un aperitivo e poi mi punto all'università, studio per quello. Com'è andata questa prova finale? Bene, speriamo... Sono soddisfatta del risultato. Le tue emozioni? Adrenalina ancora, però sono contenta di aver concluso finalmente questo percorso, è stato lunghissimo. E sono contenta. Progetti per il futuro? Sì, proverò a entrare a medicina. Com'è andata questa prova? Ma dai, sicuramente è stata una bella esperienza. Il documento a me è uscito Marx riguardo al materialismo storico, diciamo erano le cose in cui ero preparato meglio, quindi dai, diciamo abbastanza bene. Bella esperienza, un ciclo che si è concluso, adesso università, vediamo cosa sarà. La commissione come ti è sembrata? Dai, sono stati un po' cattivi, un po' bravi, dipendeva molto dalle situazioni, però nel complesso ci hanno aiutato, sia a me ma anche altre persone, quindi dai, tutto sommato bene. Ci puoi spiegare il procedimento da quando entrate? Allora, praticamente quando entri saluti tutta la commissione, loro ti forniscono un documento capovolto e dei fogli di carta con una penna in cui poter fare tutti i collegamenti interdisciplinari e poi ti danno 2 minuti di tempo per poter fare i collegamenti e di conseguenza poi parti con il tuo discorso, fai i tuoi collegamenti interdisciplinari, poi ti fanno delle domande, si parla di Agenda 2030, poi educazione civica, una panoramica sul il tuo percorso di studi in questi 5 anni e poi ti lasciano andare e poi sei libero. Emozioni prima e dopo? Emozioni prima abbastanza negative, ansia, tanta ansia, dopo voglia di fare serata, tanta voglia di fare serata. Invece qualche progetto per l'estate o per il futuro? Ah, per l'estate studiare, perché io voglio fare architettura, quindi devo fare un test nazionale e mi devo preparare. Però oltre a quello andare al mare, divertirsi, abbronzarsi e tante sbornie.